Va bene allora, visto che è l'unica via. Vediamo. Ecco fatto. Karn, tu rimani pure là. Lì c'è il nostro amicone motorino. Ok, sì, l'unico è passare da qua. Ah, le vespe, da quanto tempo? Che è successo? Cos'è stata quell'esplosione blu? Ah, sono loro che muoiono, ok. Non capivo, pensavo di essere io. Di qua dite che passerà l'acqua o la lava? In ogni caso, meglio passarci adesso che possiamo. Anche perché... ecco uno di questi, grazie. Vediamo la mappa. Allora, di qua mi fa proseguire, probabilmente apriamo la strada a Karn. Di qua invece mi fa proseguire da solo. Ok, proviamo prima ad andare di qua. Sì, sì, aspetti un attimo. Vai, vai. Guardalo, quanto lento sei, Karn. Eccoci qua. Allora, fammi vedere. Ho lanciato pietre più grosse di te. Vai allora, lanciami. Sì, credo che da quel tubo di prima uscirà l'acqua. Allora, noi possiamo tornare indietro, ma prima di farlo a questo punto proseguirei. Anche perché possiamo andare da quel lato. E quello è il lato di prima, dove venivamo senza Karn. Questo vuol dire che ci conviene prima andare avanti. Ecco fatto. Guarda le bestioline. Ehi là, bestiola. Madonna mia. Con il guanto qui possiamo veramente far avvicinare i nemici tranquillamente. Avvicinarci noi a loro. Vieni qui. Ecco fatto. Un bel colpo finale. Madonna mia. Con tutto quel critico che facciamo, veramente ricarichiamo la cosa del critico, ma proprio tranquillamente. Allora, qui ci servi tu. Qua mi sa tanto che possiamo salire. Invece lì ci sono dei rampicanti. Questo vuol dire che ci arriviamo dall'alto. Vediamo subito. Questo che cos'è? Il macinino. Ecco fatto, ok. Serve per alzare gli ascensori. Quindi aspetta un attimo. Mettiamo prima il nostro amico qua. Lo appoggiamo qui sull'ascensore. Ecco qua. Vediamo se riusciamo a far saltare anche la catena mentre loro salgono sopra. Ok, la catena rimane, perfetto. Il punto. Attenzione. No, aspetta. Cavolo, vai. Eccoci qua, perfetto. Abbiamo fatto in tempo. No, e dai, morte, non puoi essere così coglione. Sei scivolato nel bel mezzo del nulla e non ti sei arrampicato, dai. Ok, 3, 2, 1, vai. Ecco, grazie stavolta di esserti arrampicato. Dov'è? Eccolo lì il muro. Vai e non cadere, mi raccomando, bravo. Eccoci qua, perfetto. Parabarabam bam. E che io c'ho ancora in mente la canzoncina di guerra quando risolvi sti enigmi. Ah, ok. Perfetto. Vuol dire che possiamo portare il nostro amicone da questo lato? Io dico di sì. Il nostro motorino ce lo portiamo dietro. Eccoci di nuovo qua. Ah, vuoi vedere che io devo passare di là dopo per aprire di nuovo la strada Karn? Sicuramente. Che ci faccio laggiù? Sto aprendo il passaggio, cretino. Che ci fai laggiù? E eccoci dall'altra pietra, per fortuna. Cosa fa Karn? Ma se gli tiriamo un pugno col nostro amico qua, dici che la tiriamo giù? O la distruggiamo? Sì, va bene.
Guarda, visto che tanto abbiamo il motorino, tanto vale usarlo, Karn, basta dire stronzate, per favore. Guarda i costrutti contaminati, per carità, ma che combattono ancora contro le bestiacce, eh. Ecco fatto. Aspetta. Ecco fatto. Qui c'è una porta chiusa. Qui c'è un cristallo da far saltare. Bravo, Karn. Vai, vai. Salta su, cavaliere. Dove sei? Ti lancio io. Grazie, così ci prendiamo la chiave. Sicuramente è quello. Ovviamente. Tieni, grazie. Allora, fammi... Perché continuo a sbagliare i tasti? Allora, fammi vedere. La porta ci porta da questa parte, sì. Ma in teoria noi dobbiamo salire sul muro, giusto? Ehi, là in acqua c'è uno di ste cose qua. No, aspetta, sì, è uno dei cristalli di Vulgrim, ok. Pensavo fosse una pagina dei morti. E per fortuna per risalire basta salire qua sopra. Ah, guarda, siamo esattamente dove dovevamo arrivare. Eccoci qua, perfetto. Caro cristallo del cuore, stiamo arrivando. Scusami, perché ti blocchi? Ah, perché... Wow, cioè è tanto così di spazietto dove non ci sono i rampicanti. Vabbè, guarda. Perché non li hanno messi a quel punto? Vabbè, giusto per farti fare il saltino, ma... Ok, dobbiamo arrivare a quella leva. Va bene, allora. Passiamo dall'alto. Così non mi devo bagnare. Tanto mi sa che mi devo buttare in acqua lo stesso. Allora, lì c'è un rampino. Qua ce n'è uno anche là sotto per risalire. Qua in acqua c'è qualcosa? Sì, c'è una di quelle tessere lì per Vulgrim. Che Vulgrim, tra l'altro, ci siamo andati solo una volta, ovvero quando l'abbiamo incontrato, ma... Non lo stiamo neanche più calcolando. Dovrei andare a fargli una visitella, mi sa. È vero, lui vendeva le armi possedute. Aspetta un attimo. Prima stavamo dicendo che non avevamo più visto armi possedute in giro, no? Forse, forse. Non mi ricordo quanto voleva, ma forse possiamo comprarne una da lui. Eccolo qua, il gancetto. Ecco fatto. Allora, di qua si prosegue e di qua si sale. Prima saliamo, allora. Anzi, aspetta. Prima andiamo di qua. Perché di là c'è la cesta, solo per quello. Ovviamente nemici che appaiono all'improvviso. Madonna mia. Sia con i miei critici che mi ridanno... La collera, sia sti stronzetti qua che me la ricaricano. La collera non è più un problema, veramente. No, però veramente, dopo faccio un passaggio da Vulgrim. Ah! Perché ho distrutto le ceste? Vabbè, guarda, sono contento. Stivali dei creatori. Questa stupenda armatura forgiata da esperti fabbricatori protegge i campioni che avrebbero mosso guerra alla corruzione, ergendosi a difesa del creato. Corazza dei creatori. La madonna. Armatura fu forgiata da esperti fabbri. Beh, tutto il set dei creatori, insomma. E tutto questo perché ho rotto le ceste? Le ceste, i vasi. Vabbè. Guarda, sono contento. Ci diminuisce il danno da colpo critico, che vabbè, 10%, però ci dà un bel po' di bonus extra, voglio dire. Buttali via. Sarebbe bello se D-Lor, quando arriviamo dal vecchietto, ci dice: ah, hai trovato i pezzi del campione, bravo. Beh, almeno è tutto un set unico, almeno quello. Sono contento. Mi chiedo però sempre la stessa domanda, come per le armi. Se lo trovavo più avanti, lo trovavo con statistiche uguali al mio livello, cioè se lo trovavo, che ne so... A livello... Che succede? Dove sta... Cosa stai facendo? Se lo trovavo appunto a livello 70, le statistiche erano da livello 70,
come per Gorwood. Se uccidevo Gorwood a livello 70, il suo maglio lo trovavo a livello 70. Madonna mia. Veramente, cioè, a parte che il modo per trovarle è una stronzata, cioè, hai distrutto dei vasi, bravo, sei il campione che i creatori stavano aspettando. E minchia, se la sicurezza era rompere dei vasi. Voglio dire, tutta l'acqua che esce. Scusate, mi ha fatto molto ridere la cosa. Ok, ha senso che ora muove il mulino. Lì c'è tutto il passaggio che abbiamo fatto, perfetto. Lì ci sono i caccolozzi esplosivi, per qualche motivo attaccato ai portacqua. Dove cacchio? Ah, ok. Non capisco dove è tutta quella roba che abbiamo appena visto, ma guarda, va bene così. Quella luce blu è il mio obiettivo finale. Allora, abbiamo la chiave per passare, quello è vero, ma prima di farlo... Ah, aspetta, tra l'altro mi sa che volevano che usassi i caccolozzi esplosivi per rompere il cristallo, può essere? Mi sembra un po' assurdo, che pensassero questo. Che tra l'altro, aspetta un attimo, ma questa leva qui, a cosa mi serve? E qual è il suo significato? Oh, mi fa andare di sotto, ok. No, scusami. E allora che serve? Ho una mezza idea. Sarebbe cattiva. Ho una mezza idea in testa, ma non so se funzionerà. Ovvero mettere il nostro golem lì in quella cosa e provare a schiacciarlo. Come ho detto, non ho idea se funziona o meno, ma è pur sempre un'idea, no? Proviamoci, vediamo che succede. Magari succede nulla, eh. E invece era la scelta giusta. Ma poverino, era la scelta giusta. Poveraccio, dai. Ora mi sento mega in colpa. Ho distrutto il motorino. Poverino. È ancora pieno di energia. Tutto questo per la palletta. E ok. Ma a cosa mi serve? Devo portarmela di là? Sì, è molto probabile visto che non c'è la porta. Vai! Ah, ho capito perché dei caccolozzi esplosivi. Perché se tu distruggevi prima il golem, prima ancora di aver distrutto i cristalli, nel caso comunque avevi il backup, insomma. Allora. Oh, c'è un ragnetto! Non abbiamo ancora finito. Ecco fatto. Madonna, questa è la cosa più brutta. Questa è la cosa più brutta di quando si dissolve. Stammi dietro. Me ne occupo. No, non ti sto dietro. Sto facendo tutto io, carna, alla fine. Allora, di qua c'è il passaggio per salire sopra. Mi chiedo come sempre se qua nell'acqua ci sia qualcosa. A questo giro no, incredibile. Va bene, allora apriamoci il passaggio. Un po' troppo, eh. Speravo di fare buca in uno. Ecco qui. E ora muro a muro. Tutti che rubano questa abilità a Super Mario, tra l'altro. Oh, per fortuna siamo arrivati, finalmente. Tra l'altro io già tutti i vasi e le casse le distruggevo sempre. Ora che so che potrebbe nascondersi un tesoro in un dungeon distruggendo ste robe, ho motivo in più per farlo. E la seconda pietruzza, eccola qua. Taradaradandan. Karn, vieni a fare il tuo lavoro. Ci penso io. È l'unica cosa che fai, Karn.
È l'unica cosa che fai, quindi vedi di trattarla bene. Nemici ovviamente in arrivo. Guardalo, guardalo. Madonna, usare il rampino e poi usare il triangolo caricato è una combo lenta, ma veramente fa male. Fa veramente male. Ma come? È già finita. Ovviamente qua appaiono nemici. Quanto ci fai? No, incredibilmente mi sono sbagliato. Si è alzata solo l'acqua per farmi andare di nuovo di là. Quindi ora carne che c'è la pietra sulle spalle passa direttamente di là, io mi devo fare di nuovo il giro. Guardalo, guardalo, neanche ringrazia. Potrebbe lasciarla giù un attimo e tenere la porta, ma Karn è troppo impegnata a tenere quella pietra. Della serie, aspetta che la metto giù. Ah, ok, tieni, ti apro la porta. Però alla fine siamo ritornati di qua. Ah, è direttamente diventata lava. Cioè, è diventata subito roccia. Quindi, un guardiano guida la testa e gli altri due le braccia. Sono dei Power Ranger, insomma. È già finita l'acqua, incredibile. Ed ecco qui un altro guardiano. O meglio, un altro motorino. Non so cosa mi serva adesso, ma sicuramente ci servirà tra poco. Va bene, lanciami, Karn. Dopo di te. Ovviamente, lo sapevo che ci serviva. Apriamo la porta a Karn e al nostro motorino. E andiamo a distruggere un po' di cristalli. Ecco fatto. Quella è l'ultima pietra. E meno male, ma è corrotta. Ah, che questa è una roba importante. No, Karn. Lo vedi anche tu che quella pietra è verde e non è azzurra, vero? Non mi di... Karn. Non mi direi che vorrei prenderla. Karn è palesemente corrotta e si vede cola verde. Lo sai, vero, che se tu infili quella pietra poi dobbiamo menare il colosso gigante, vero? Io ho distrutto tutti i cristalli che ho visto, tranne quei due lì che non riesco a prendere. Karn, io te lo dico, è una pessima idea. Sappilo. Sappilo che succederà un casino e sarà colpa tua e tutti se la prenderanno con te. È una pessima, pessima idea. Ok, vediamo se... No. No, no, no. Non è come dicevo io. Ah, ci sono... Ok. Ammetto che... un po' non l'avevo visto. Non l'avevo proprio visto. Ecco fatto, allora. Vai. Vai. Eccoci qua, perfetto. Te lo ripeto, Karn. Qua è tutto corrotto, ma proprio si nota, si vede, si sa. Io quella pietra non la prenderei. Questa ha qualcosa che non va. Ma va? Davvero? E tu vuoi andarla a mettere lo stesso? Ai. Karn? Io non lo farei. Protettore corrotto. Ah, che bello. Aia, che dolore magistrale. Vai, beccati di nuovo questi. Madonna mia, li devasta con un colpo solo, eh. Aia, male.
Ma mi dispiace per sti cosi alla fine. Li usiamoli fino alla fine e poi adesso li ammazziamo anche. Poveracci. Quella è viola. Abbiamo trovato un talismano, vero? Quello era un talismano, sì. Probabilità di colpo critico, arcano, collera, energia da esecuzione. Probabilità di colpo critico, arcano, danni critici, arcano. Molto meglio questo qui, allora. Karn, hai visto che cazzo ha fatto quello a un costrutto piccolino? Cosa credi che succederà al costrutto gigante colossale?